Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro Call in Focus Day di febbraio, dedicato alla NIS2 e quindi agli step che stiamo affrontando sui clienti destinatari di questa norma per arrivare conformi alle prescrizioni normative entro ottobre 2024. Presento brevemente la società. Oggi ci sono veramente tantissime presenze. Questa è una norma evidentemente molto sentita, in effetti, vista anche la scadenza, è bene che sia sentita. La nostra società si occupa di diritto delle tecnologie, io me ne occupo da ormai 25 anni, quindi tutto quello che è l'ambito non solo privacy, ma anche diritto informatico, contrattualistica, sorveglianza e controllo. Abbiamo una parte di personalizzazione custom sui clienti, una parte anche di soluzioni. Come in ambito whistleblowing per auditare dal punto di vista privacy massivamente i fornitori, piuttosto che essere stati l'unica società a livello europeo ad aver certificato una metodologia per validare la conformità in materia di privacy alle app e agli applicativi. Allora, oggi parliamo di questa NIS2. NIS2 che sostanzialmente si basa su quello che è uno dei pilastri europei sui quali l'Europa vuole mantenere non solo un'attenzione, ma anche una tutela uniformata, che è la cybersicurezza. Parliamo di una direttiva. Spango subito, un tema. Ero 20 minuti fa in una velocissima video call di presentazione dei nostri servizi di NIS2 nell'ambito della grande distribuzione alimentare. Mi chiedeva l'amministratore delegato, dice: ma alla fine è una direttiva, quindi dovrà essere attuata. In realtà la parte di attuazione riguarda tutto quello che è in ambito di pubblica amministrazione, che tipo di enti e da quale livello dovranno essere ammessi, e tutto quello che riguarda poi la presentazione rispetto ai ministeri di competenza per la comunicazione entro il 17 gennaio 2025 di quelli che sono i nominativi, i referenti rispetto all'obbligo che vige sulle aziende, sulla pubblica amministrazione di cui andremo a parlare, ma i pilastri attuativi che in accountability ha dettato il legislatore europeo sono già sussistenti, tant'è che noi ci si sta già lavorando ormai da 7-8 mesi. Anche perché è una direttiva del 22 dicembre del 2022. E sono stati dati 22 mesi perché è particolarmente, non dico impegnativa, bisogna vedere dal punto dal quale si parte, ma sicuramente per la sua attuazione ci sono delle valutazioni che ora vedremo da fare, che non sono esattamente degli aspetti che si gestiscono in pochi giorni o in pochi mesi, e quindi può esserci la necessità, il tempo che è stato dato è proprio congruo per attuare questi aspetti. Allora, sostanzialmente la NIS2 va ad introdurre una nuova accountability in ambito di cybersicurezza, perché ha come core la gestione dei rischi di sicurezza dei servizi, dei sistemi informatici e di rete, relativamente a quelli che vedremo essere servizi essenziali, servizi importanti. Quindi la norma dice: valuta rispetto ai rischi esistenti quelle misure tecniche, operative e organizzative che tu ritieni proporzionate. L'accountability ormai è un concetto che nelle normative europee è parecchio ricorrente, per andare a valutare se la tua esposizione rispetto agli incidenti, come probabilità, come gravità, come rischi, come impatti verso i soggetti che fruiscono dei tuoi servizi essenziali e importanti, può produrre. Questo aspetto dell'accountability è molto importante perché la norma non dà un elenco di misure da adottare, ma ci dà l'obbligo di dare tracciabilità e storicizzazione dei ragionamenti fatti rispetto alle misure esistenti, adottate, da adottare nella direzione in cui andremo, e vedremo che poi ci sono dei pilastri di intervento sui quali occorre ragionare. Dal punto di vista dell'applicazione, a chi si applica? La norma divide servizi essenziali importanti perché poi fa seguire delle sanzioni diversificate, alcune a fattor comune, alcune diversificate a seconda dell'erogazione del servizio essenziale o importante. Nell'ambito dei servizi essenziali energetico, trasporto, sanitario, ma anche tutta la parte del settore bancario, che oltretutto ha anche il tema della DORA. Nei servizi importanti, gestione dei rifiuti, la parte alimentare, industrie tecnologiche, ingegneristiche, la ricerca scientifica e poi delle soglie di applicazione,
sulle quali però ci sono alcune deroghe. Quindi il mio consiglio è: chi sa di doverla applicare e non sfugge, ovviamente dovrà passare al next step e quindi fare tutta la parte di valutazione di quali asset rientrano o meno. Ora ne parleremo. Quelle aziende che ci rientrano per competenza, da valutare se rispetto a dimensioni e fatturati, ovviamente, devono andarlo ad applicare. Parliamo di date e poi entriamo nel merito. Prima data più importante è quella del 18 ottobre 2024, che vedrà abrogata la precedente NIS, che non era applicata alle aziende all'alveo delle attività oggi incluse, e che vede quindi in applicazione la NIS 2. Quindi al 18 ottobre 2024 devono essere in essere tutte quelle specifiche dettate dalla NIS 2. Al 27 gennaio 2025 dovrà essere effettuata la comunicazione alle autorità competenti. Per questo stiamo aspettando poi la normativa di riferimento rispetto alla direttiva che ci dica quali autorità competenti rispetto alle aree di appartenenza. Quindi non sarà come era nella NIS lo Stato a chiamare le aziende, saranno le aziende a doversi notificare con determinati dati verso lo Stato. Tant'è che il sistema sanzionatorio partirà e decorrerà dalla data di comunicazione all'autorità dei riferimenti. Sistema sanzionatorio, partiamo da questo, perché è molto importante, non tanto sulla parte economica, che come vedete fino a 10 milioni di euro, il 2% del fatturato non è assolutamente banale, ma la parte sanzionatoria che secondo me deve arrivare più ai vertici, perché questo NIS 2 non se la devono sbrigare il legale o i sistemi informativi, ma ci deve essere una visione d'insieme, un commitment soprattutto, quello relativo al fatto che in caso di mancato adeguamento ci sarà una sospensione temporanea di certificazioni, autorizzazioni, ma soprattutto divieto temporaneo a qualsiasi persona che svolga funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale di svolgere tali funzioni. Questo rappresenta indubbiamente un aspetto sanzionatorio che obbliga ad oggi chi lavora nelle aziende a portare ai tavoli degli amministratori delegati, dei rappresentanti legali, delle funzioni dirigenziali la norma, non solo strategicamente per un tema di budget, che lo dico a fare, perché evidentemente, no? C'è l'opportunità di fare una valutazione di rischi e di portare a casa delle soluzioni di prevenzione degli incidenti, ma proprio perché poi ci sono anche non solo degli aspetti di natura tecnologica, ma anche organizzative di governance che evidentemente devono essere condivisi come politiche e orientamenti dai vertici. Che misure adotterà lo Stato italiano e che misure sono previste a livello regolamentare? Allora, le classiche con ispezioni in loco, richiesta di informazioni, richiesta documenti, ma anche scansioni di sicurezza che avverranno dal remoto. Questa è un'altra novità e è molto importante essere in grado quindi di poter fornire quei dati che dimostrino l'applicazione di politiche di cybersicurezza. Il come ci sono mille variabili. Noi fino ad oggi abbiamo lavorato col settore elettrico, con la grande distribuzione, abbiamo lavorato con le acque su questo tema, abbiamo lavorato sui trasporti su questo tema. È chiaro che se arriva a destinazione sulla dimostrabilità con vie completamente diverse, perché chiaramente vengono coinvolti anche i crocieri. La norma prende in considerazione gli incidenti, quasi incidenti, perché poi vedremo che si tratta di andare a sì prevenire, ma anche gestire e poi fare delle azioni post incidente. Ricordiamo incidenti che possono interrompere l'erogazione del servizio essenziale o il servizio importante. Quello che prevede la norma è che tu devi fare questa analisi preliminare, raggiungerai il tuo livello secondo la tua accountability che dovremo comunque storicizzare e dimostrare. Nell'ipotesi in cui avvenga un incidente, entro 24 ore deve essere notificato all'autorità competente. Entro 72 ore deve avvenire un aggiornamento rispetto ai dati, e ora affrontiamo anche la ratio del perché di questi termini. E poi dà una serie di indicazioni su quelli che sono i passi post segnalazione, perché dovrà esserci una relazione intermedia e una relazione finale entro un mese, con la descrizione dettagliata dell'incidente, col tipo di minaccia, le cause, le misure adottate e l'impatto transfrontaliero che può avere. Perché questi tempi e questi aggiornamenti? Il senso della norma
non è solo far cassa, come mi sono sentita dire, vabbè, è un altro modo per far cassa sulle aziende. No, è molto più profonda questa norma, perché è una manovra europea per avere un monitoraggio ed avere uno scudo di protezione uniformato e più condiviso possibile a livello di informazione. Chi si occupa di informatica sa che poter avere delle informazioni durante degli attacchi o mentre stanno arrivando degli sciami di attacco sulla gestione post-attacco, ovviamente può consentire di fare una miglior gestione o di andare anche a comprimere il dilagarsi dell'attacco o dell'incidente stesso. E quindi serve avere anche dei dati in tempi reali per fare delle azioni congiunte a livello nazionale e a livello europeo. Molto importante è la definizione del perimetro, cioè capire, ma io devo applicare la NIS 2 a tutti gli asset aziendali? Allora, qui abbiamo avuto un confronto anche con i nostri tecnici, quindi indubbiamente devo valutare da dove mi possono arrivare delle minacce, poi però devo anche restringere un perimetro di applicazione, visto che mi dà delle implicazioni importanti sotto un profilo organizzativo, sotto un profilo eventualmente anche degli investimenti, perché dipende dal livello di sicurezza che è stato raggiunto e dei fornitori critici, strategici, importanti per l'erogazione del servizio essenziale ed importante. Quindi da questo punto di vista è molto, molto, molto importante andare a definire il perimetro di attuazione della stessa NIS. Se io sui miei sistemi informativi ho il gestionale della mensa, a me ci sta che del gestionale della mensa e non mi rilevi niente per una NIS 2. Se io ho il gestionale che mi riguarda tutta la parte di fatturazione, non è detto che abbia un'incidenza sull'erogazione e la continuità dell'erogazione del servizio. Mentre magari se io ce l'ho un incidente su un tema di logistica per quanto riguarda un ritiro dei rifiuti, per quanto riguarda la consegna nella grande distribuzione degli alimenti, quello mi può rientrare magari nel perimetro di attuazione. Non è solo un tema tecnologico, è un tema anche organizzativo. Quindi la NIS 2 non è un problema dei sistemi informativi, del CISO o del legale, o di quelle figure deputate nella compliance dell'azienda o dell'ufficio acquisti, perché comunque ricade anche nei rapporti con i fornitori. Occorre una regia, ed è quello che noi stiamo facendo, per andare a analizzare, fare l'assessment, valutare le azioni da portare avanti e muoversi sul blocco tecnologico, se necessario, organizzativo, dal punto di vista ovviamente della parte, quindi anche dei processi, della documentazione, eventualmente anche delle deleghe. E poi, non in ultimo, eventualmente su un fabbisogno formativo verticalizzato rispetto alla prevenzione degli incidenti, che può riguardare i sistemi informativi, che può riguardare le figure chiave che poi assumono la decisione per fare la comunicazione all'autorità di controllo, che può riguardare tutte quelle figure che poi nell'assessment vengono definite strategiche rispetto al tema della gestione dell'incidente. Quindi, parametri variabili quali sono? Core business, organizzazione. Anche qui negli ultimi mesi, ma avete un modello di auto-assessment? No, non può essere questo il tema, perché per andare a fare una valutazione, che poi sarà quella pezza d'appoggio nel caso in cui ci sia un controllo per dimostrare che sono fa state fatte delle valutazioni con grano salis, è chiaro che ci sono delle variabili estremamente personalizzate su ogni azienda. Il core è chiaro può essere un fattor comune. Ma pensiamo all'organizzazione, alle figure organizzative, al flusso dei dati, a quelle che sono le procedure magari già esistenti, magari un'azienda che ha delle certificazioni. E apro e chiudo parentesi, certificazione 27.000 non vuol dire essere conforme alla NIS 2, visto che anche questo è un evergreen, diciamo, che ci viene chiesto. Ha delle interazioni con altre normative, con una 231, con le certificazioni. Tenete tra l'altro conto che il tema della cybersicurezza è uno di quelli segnalabili rispetto all'elenco dei reati whistleblowing. Quindi anche da questo punto di vista deve essere comunque affrontato in un insieme e capito quelli che possono essere gli elementi sui quali andare a intervenire e poi storicizzare l'analisi e far vedere quali sono le azioni che si sono intraprese. Abbiamo riportato, per fare degli esempi pratici, ma non esaustivi ovviamente, i temi che vengono toccati: l'analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi. È ovvio come avviene una gestione di un incidente, come viene garantita una continuità operativa, ma fino ad arrivare a tutto quello che può essere la formazione in materia di cyber, tutto quello che riguarda le strategie di controllo e di accesso dei soggetti che sono attivi, cioè
Le tematiche da toccare sicuramente, ma anche noi abbiamo sviluppato una metodologia, un modello di controllo, ma poi ovviamente ci sono quelle variabili che possono riguardare magari ad esempio anche policy già vigenti che possono andare bene o che devono essere corretti, deleghe già esistenti che possono andare bene, ma magari devono essere revisionate, virate che magari invece devono essere fatte rispetto alle competenze, perché magari oggi l'incidente avviene da parte dei sistemi informativi, ma per arrivare a fare la notifica all'autorità competente, magari un amministratore delegato che deve, diciamo, decidere i contenuti, o magari lo fa i sistemi, ma previa visione di quella che è la parte legale. Poi c'è un tema fondamentale. Su questo tema, la scorsa settimana, con The Innovation Group, ho fatto un intervento interessantissimo, spero per chi ha partecipato, ma anche per me, perché poi si è aperto un dibattito con Inciso. In ambito servizi finanziari, che ovviamente hanno la Dora e che ovviamente quindi stanno ad un livello di impegno molto diverso. Ma il tema dei fornitori è fondamentale perché la NIS 2 dà un input importantissimo e dice la responsabilità anche rispetto ai tuoi fornitori strategici essenziali per l'erogazione del tuo servizio essenziale importante, la non conformità. Genera una responsabilità a te, azienda sottoposta alla NIS. Quindi non è che con un contratto tu vai a sbrigare il tema NIS e gli dici al fornitore: guarda, per me ti devi attenere, dichiaramelo, se succede qualcosa è una tua responsabilità. Da un punto di vista pecuniario te la puoi sbrigare, ma da un punto di vista di sospensione dei poteri di un amministratore delegato o dei vertici decisionali, no. Quindi sotto questo profilo è molto importante andare a mappare fornitori critici, capire il flusso, integrare le procedure organizzative dell'ufficio acquisti in modo da capire che quando si va in selezione alcune tipologie di forniture devono avere degli elementi di base senza i quali non si va nemmeno in trattativa e allo stato attuale, quelli vigenti, che saranno vigenti a ottobre 2024, capire se ci sono le conformità idonee, se sono stati formalizzati i processi, perché se mi gestiscono una fetta dei miei sistemi possano avere un'incidenza su quell'erogazione, quei termini delle 24 ore, le 72 ore, le informazioni dal punto di vista della relazione informatica, la governance interna a loro per avere la comunicazione, queste cose devono essere definite. E questo ve lo dico per esperienza sul tema del data breach. A noi succede frequentemente, in totale violazione di quelli che sono gli obblighi di legge, ma purtroppo noi vediamo che ancora la norma sulla privacy ormai dovrebbe uscire anche dagli orecchi alle aziende, ma non esce. Ci sono fornitori che nel data breach, ad esempio, fanno la notifica e sono dei responsabili e vanno a creare dei grandissimi problemi ai titolari che avrebbero fatto la scelta magari di non notificare. A noi è successo tantissime volte, magari perché non rientra nemmeno. Quindi io devo avere un fornitore consapevole che se avviene l'incidente, lui non va a fare una dichiarazione all'autorità, perché mi crea un problema in questo caso. Deve avere delle indicazioni, delle procedure, deve aver contrattualizzato degli aspetti, quindi anche lui lo dovrò aver allineato a dei temi tecnologici, organizzativi, procedurali. E questa probabilmente è la parte più lunga, più articolata, più complessa, di più difficile risultato. E anche questo ve lo dico per esperienza, perché già si parte dalle mappature dei fornitori critici che già nelle aziende non è che siano sempre, sempre così evidenti. Abbiamo riportato una slide dove ovviamente c'è un tema di contrattualistica e cybersicurezza, quindi da dove mi possono derivare poi delle tematiche di vulnerabilità, degli incidenti, gli amministratori di sistema, tutto quello che può riguardare la combinazione tra data breach e incidente rilevante ai fini della NIS 2. Tutto il tema delle polizze che non esaurisce, dice vabbè, mi faccio la polizza. La polizza non copre le sanzioni. C'è qualche compagnia inglese che copre alcuni aspetti sanzionatori, ma non omissivi, ma per colpa. E quindi anche questo bisogna vedere che cosa risulta dall'analisi. Allora, metodologicamente, come dobbiamo quindi muoverci? Chiaramente noi partiamo da un assessment, anzi, parto ancora prima, da un pre-assessment. Perché il pre-assessment? Perché dicevamo, non tutti gli asset rientrano nel tema della NIS 2, quindi è inutile che io vada a fare una valutazione di un impatto di rischio di incidenti su tutta l'azienda, su tutti i sistemi, su tutta la parte dei fornitori o altro. Andrò a inquadrare, e questo lo faccio con un pre-assessment, quali sono gli asset che mi interessano.
Dopo passo all'assessment e allora lì sì, vado a fare una misurazione dell'esposizione ai rischi. Lo vado a fare da un punto di vista delle misure tecnologiche, cosa ho, cosa non ho, cosa mi serve eventualmente per monitorare, non monitorare le mie reattività, quali sono attualmente delle deleghe, delle procedure organizzative. Devo ovviamente dare una tracciabilità, la relazione di analisi è fondamentale. Noi la relazione di analisi la facciamo sia da un punto di vista della non conformità agli elementi indicati nella NIS 2, ma anche sull'esposizione sanzionatoria, ma anche su quella che è la valutazione del rischio, ovviamente lato tecnologico, dove non ho un canovaccio di misure di sicurezza che mi dà il legislatore. Dal punto di vista, vado ad interrompere la condivisione. Valentina, ti chiedo di interrompere la condivisione, essendo che sei tu amministratore, in modo da parlarvi direttamente. Quindi, da un punto di vista operativo, il senso sostanzialmente dell'impatto della norma è quello di andare ad analizzare lo stato attuale, andare ad adottare delle soluzioni, e le soluzioni, anche qui mi sono sentita dire, vabbè, facciamo adesso l'analisi, le analisi si possono fare indubbiamente in tempi ridotti, viste le scadenze. Ma è molto importante sapere che poi ci sono delle cose da attuare, perché si può trovare delle non conformità da 1 a 10 valore 2, da 1 a 10 valore 9. Sulla parte procedurale, organizzativa, le deleghe, diciamo tutto quello che può sbrigare il legale si può andare a gestire, anche se poi ovviamente deve entrare nel DNA dell'azienda. Ma il vero tema è la parte tecnologica. Uno, relativamente alla parte interna, perché magari ho bisogno di adottare delle soluzioni o di virare rispetto al mio stato attuale, e questo può comportare dei tempi. Insomma, la platea, ho visto chi partecipa, lo sa molto meglio di me. Insomma, chi si occupa della parte tecnologica lo sa benissimo, non è che si accende e si spegne con un clic, diciamo adesso ho la misura, ora non ho più la misura. Ma l'altra parte molto impegnativa è quella che vi dicevo dal punto di vista dei fornitori. Una volta mappati, bisogna capire che cosa devo avere dal fornitore, che cosa posso pretendere dal fornitore. Il fornitore, poi non crediamo che io allora dico al fornitore deve essere conforme alla NIS 2 e poi diventa il suo problema. No, c'è una questione anche di tempi del fornitore. E se io arrivo a ottobre 2024 e il fornitore non è conforme per la legge, lo dovrei abbandonare. Sappiamo benissimo che dal punto di vista tecnologico questo non è possibile, perlomeno non in tempi brevi. Ecco anche perché la norma partiva dal 22 dicembre del 2022. Poi noi lo vediamo con i fornitori con i quali stiamo facendo degli audit per i clienti per capire la conformità, perché la domanda poi è quella: ok, io mi devo mettere, io, voi che siete dentro una NIS 2, ma anche gli altri clienti, io mi devo mettere a norma. E a miei costi chi me li paga? Quindi c'è anche un tema poi contrattuale, per cui non è esattamente un integro un contratto e lì finisce la questione. È un'attività, da questo punto di vista, molto più articolata, decisamente molto più strutturata, e che poi, come dicevo, deve entrare anche nel DNA dell'azienda. Perché dicevo deve entrare nel DNA dell'azienda? Perché poi dovremo avere anche la costruzione di quelle che sono delle procedure. Quindi, dal punto di vista, ad esempio, degli uffici acquisti, occorre andare ad imbastire delle procedure di preselezione che tengano conto della NIS rispetto a determinati fornitori, avere dei documenti, integrare i contratti ogni volta che verranno rigenerati in una determinata modalità, e capire anche qual è il punto di rottura, perché io potrei avere anche dei fornitori che non sono in grado. Noi abbiamo trovato fornitori strategici nei nostri clienti che devono applicare la NIS 2. Che comunque hanno avuto, diciamo, hanno delle difformità che loro non riusciranno a gestire entro ottobre. È un'accettazione del rischio, almeno sappiamo dove andiamo a parare, e da questo punto di vista però ci andiamo anche a predisporre documenti che non mallevano da delle responsabilità, ma fanno un po' da cuscinetto rispetto a quella che può essere un'omissione integrale dell'adeguamento rispetto a quel fornitore. Tutti questi step si fanno con una metodologia. Chiaramente noi che cosa abbiamo fatto? Insomma, chi ci conosce sa che noi siamo partiti da uno studio della norma, è un accountability. L'accountability prevede comunque di andare comunque in pre-assessment alla definizione degli asset, comunque in assessment
ovviamente anche con la parte tecnologica, perché noi offriamo anche il servizio, ovviamente, che fa l'analisi anche della parte tecnologica, per poi andare a fare delle riflessioni, quindi andare a produrre una relazione che poi sarà quella oggetto di controllo nell'ipotesi in cui si dovesse esibire un accountability, quelle che sono state le riflessioni ovviamente operate e che permettano di consentire perché è stato pianificato eventualmente determinati interventi in determinate modalità. Ricordiamo che le scadenze comportano comunque il fatto che da fine gennaio lo Stato italiano potrà controllare di viso con le autorità competenti, ma potrà lanciare anche questi tool e quindi dal punto di vista della verifica, una verifica che può partire anche online, non necessariamente presso le nostre strutture. Lo stesso varrà per i fornitori, perché come dice espressamente la NIS2, le modalità di verifica applicabili al destinatario della NIS2 possono essere estese a quelli che sono i fornitori strategici, critici per l'erogazione del servizio importante essenziale. Tanto che alcuni fornitori che hanno come, diciamo, clienti di punta o comunque erogano proprio servizi verso chi applica la NIS2, il tema io come fornitore ti posso rispondere alla norma diventa un tema competitivo, perché andare ad intervenire su una filiera chiaramente è alquanto complicato e quindi diventa un plus. Poi tutta la questione relativa alle procedure, alle deleghe, va incrociata con quella che è la realtà esistente. Paradossalmente, se dovessi avere un'azienda in cui questi temi non sono stati mai affrontati, si fa un tabula rasa. Ma evidentemente il patrimonio informativo non è stato gestito nell'ottica della prevenzione dell'incidente. Quindi se da una parte intervengo documentalmente bene, dall'altra evidentemente però ho un personale che da questo punto di vista non ha una forte preparazione. Quindi c'è anche il tema formativo. Quello che ci dice l'accountability, uno degli elementi fondamentali è anche valutare il fabbisogno formativo, che non riguarda tanto la formazione in sé sull'impatto della norma, che questo deve riguardare i vertici e chi la deve applicare, ma riguarda di capire qual è il fabbisogno reale del personale, quindi capire le reazioni eventualmente a determinate azioni delle quali sono destinatari, comprendere se le procedure relative e i soggetti coinvolti nella governance dell'incidente sanno come si dovranno attivare, conoscono le policy, quali sono eventualmente anche gli interventi, i contributi che possono dare rispetto alla costruzione di queste tematiche. Allora, noi abbiamo cercato di darvi ovviamente un quadro sintetico di quelle che sono le attività. Quello che è il nostro interesse in questo momento, siccome appunto c'è una forte personalizzazione non tanto sulla metodologia che noi applichiamo, ma su quelli che sono gli asset sui quali andarla ad applicare rispetto alle aziende, noi siamo assolutamente disponibili, anzi noi stiamo spingendo perché questo tipo di presentazione, anche più sintetica, possa raggiungere quelli che sono i vertici, amministratori delegati, CDA, direttori generali, chiaramente tutta quella parte aziendale, sistemi informativi, parte legale, compliance, uffici acquisti che poi verranno coinvolti da questo aspetto. Il verranno coinvolti, ricordiamoci che ieri dovevano essere coinvolti, se ne parliamo oggi, domani devono essere coinvolti, perché i tempi oggettivamente sono dei tempi assolutamente limitati. E da questo punto di vista non ci sono proroghe, proprio perché appunto è un tema di direttiva. Altri paesi l'hanno già ampiamente recepita e appunto il recepimento ha riguardato sostanzialmente tutti quegli aspetti più burocratici di attuazione della parte normativa.